Messaggio di San Michele Arcangelo a Luste Maria, 9 febbraio dell'anno 2024. Amati figli della Trinità Sacrosanta, io sono stato inviato a benedirvi e a portare la pace a coloro che non hanno pace, a portare amore a coloro che desiderano possedere l'amore, e io lo farò. La fede è indispensabile nell'uomo perché si possa rafforzare. In questi ultimi tempi, Giovanni 14:1, Matteo 17:20, durante i quali, in quanto parte dell'umanità, vivrete la fase apocalittica in mano a coloro che desiderano soppiantare il nostro Re e Signore Gesù Cristo. È arrivato il momento in cui, come corpo mistico di Cristo, 1 Corinzi 12:27, voi soffrirete e sarete purificati per poi brillare come le pietre più preziose nel nome del nostro Re e Signore Gesù Cristo e nel nome della nostra Regina e Madre degli ultimi tempi. Figli della Trinità Sacrosanta e della nostra Regina e Madre degli ultimi tempi, figli miei, voi vi trovate già all'inizio dei tempi di carestia, per questo io vi ho invitati alla semina. Pregate, figli, pregate, perché la Corea del Nord all'improvviso diffonderà il dolore sull'umanità. Siccome siete una umanità che vacilla, sarete provati in ogni ambito, sarete passati al vaglio. Coloro che si devono purificare, si purifichino volontariamente, si purifichino. Molti di voi, comportandosi come i farisei, leggeranno o ascolteranno questo mio appello senza capire, ritenendo che questo appello non sia per tutti voi. Quanti a causa del loro orgoglio ritengono di sapere tutto, ma alla fine tutti. Tutti saranno provati nell'amore, 1 Corinzi 13:13, non nella conoscenza, ma nell'amore. Amati della Trinità Sacrosanta, il sole si oscurerà e il freddo sulla terra sarà terribile per l'umanità. Una parte di voi non lo sopporterà. In quel momento le anime di coloro che saranno stati amore, pace, speranza e carità per i loro fratelli saranno illuminate. Per questo voi dovete crescere nell'amore, nella fede e nella carità, cosicché il sole divino illumini la vita di coloro che avranno continuato a rimanere maggiormente disposti ad essere della Trinità Sacrosanta e della nostra Regina e Madre, e meno delle cose mondane. Le notti saranno lunghe e tormentate per coloro che avranno camminato da soli, senza il nostro Re e Signore nel cuore, e disobbedendo alla nostra Regina e Madre. Per il corpo mistico di Cristo la sofferenza aumenterà a causa degli ostacoli che si presenteranno lungo il cammino e a causa di una rinnovata spiritualità che non potrete continuare senza sentirvi in colpa.
sarà la via della persecuzione, la via della croce, delle cadute, della flagellazione, sarà il cammino verso il dolore del corpo mistico. Figli della Trinità Sacrosanta e della nostra Regina in Madre, la guerra non è lontana e scatenerà la più grande delle torture per l'umanità, la più grande. Ma non tutto sarà dolore per il corpo mistico di Cristo. Vi attende il cibo disceso dal cielo, la pienezza dei doni dello Spirito Santo, l'amore incondizionato della nostra Regina e Madre vi attende. Vi attende la soddisfazione di aver fatto il vostro dovere come figli della Trinità Sacrosanta, di avere creduto e mantenuto la fede. Ma voi pregate, figli della Trinità Sacrosanta, pregate urgentemente, pregate con perseveranza, pregate con il cuore. Pregate, figli della nostra Regina e Madre, pregate, pregate, affinché nell'oscurità vediate, senza luce, i vostri frutti del bene e dell'amore per il prossimo. Pregate. Pregate in ogni momento perché ciascuno di voi abbia la forza spirituale. Pregate, figli della Trinità Sacrosanta, pregate per l'Argentina perché soffrirà duramente. Pregate per il Cile, pregate per il Giappone, pregate. Vi benedico, quale difensore del trono paterno. Vi benedico, chi è come Dio? Nessuno è come Dio. San Michele Arcangelo. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Commento della veggente Luste Maria. Fratelli, Dio Padre, in un atto supremo d'amore verso l'umanità e in un atto supremo di misericordia verso di noi, inviò suo Figlio Gesù Cristo per redimerci dal peccato. In questo momento in cui l'umanità disprezza la Trinità Sacrosanta e la nostra Madre Santissima, ci sarà la purificazione dell'umanità come ci è già stato annunciato. Tuttavia gli uomini non vogliono prendere consapevolezza di quello che comporterà la purificazione. Di fatto ci troviamo già nella purificazione e stiamo vedendo quello che sta succedendo in diversi paesi del mondo, ma non ci facciamo caso più di tanto. Non ci facciamo caso. San Michele mi ha detto che quello che è stato iniziato non si fermerà, ma aumenterà, e lo spettro della guerra si presenterà presto ovunque, insieme alla carestia e a nuove malattie. Per questo San Michele ha chiesto che si inizi a pregare con il cuore, e ha chiesto di riparare per i peccati personali e per quelli di tutta l'umanità e di dire questa preghiera: Signor mio e mio Dio, mi riconosco peccatore, ti prego di perdonare i miei peccati e quelli dell'umanità. Io non merito la tua misericordia, ma io ti prego di guardarmi con la tua infinita misericordia, ed io combatterò con tutte le mie forze per perseverare nella fede in te. Grazie, mio Signore. Amen, amen, amen.